Eccoci qua, primo tag del 2021. L'anno scorso il primo tag che cadeva come quest'anno nel giorno dell'Epifania era il Befana Book Tag. Quest'anno non volevo essere ripetitiva, ho cercato finché non sono capitata sul blog di Luna Lovegood, che vi lascio qua sotto in info box, dove ho trovato il Bye Bye Christmas Time Book Tag. Non sono riuscita a rispondere bene a tutte le domande, ma adesso andremo per ordine. Più che altro a me ha fatto un sacco strano perché si vedeva che non era un tag recente, che era un tag scritto in un periodo di normalità. Infatti su alcune domande proiettarle in questo momento dove tutto è cambiato e ci sono un sacco di incognite è veramente triste a tratti. Però andremo con ordine e capirete da soli quali sono le domande che mi hanno messo un pochino in crisi, più per un momento di riflessione che per altro. Primo punto: devi smontare l'albero, ma lo fai a malincuore. Un libro che è finito ma di cui vorresti leggere all'infinito. Questa prima domanda mi ha fatto un sacco riflettere, perché istintivamente ho scritto subito la saga di Harry Potter, perché ho immaginato un mondo perfetto nel quale ogni anno, per quanto la saga principale sia finita, uscisse qualche libro a tema, però non libro tipo gli oggetti magici o cose che approfondiscono la saga principale, ma cose esterne, quindi delle storie spin-off. Però poi ci ho pensato e ho detto: ma all'infinito vuol dire fino alla fine dei miei giorni, è tantissimo tempo e i libri da leggere sono di così tanti argomenti che varrebbe veramente la pena di soffermarsi su un'unica cosa per tutta la vita? Istintivamente avrei detto Harry Potter, in realtà alla fine lasciato in bianco questa domanda, perché ci sono saghe che mi sono entrate nel cuore ma che è stato giusto interrompere. Secondo me ogni saga deve avere la sua conclusione, non è necessario andare avanti all'infinito con qualunque cosa. Punto numero 2: hai scartato tutti i pacchetti ma il regalo giusto non è arrivato, un libro che ti aspettavi di trovare sotto l'albero. Storie della buonanotte per bambine ribelli 2 e 3, perché l'uno ce l'ho già, il 2 e il 3 no, però in parte a questo ho già provveduto. Ci rivedremo il 15 con l'haul dei miei regali di Natale. Punto numero 3: la frenesia delle feste ti ruba un sacco di tempo, un libro natalizio che non hai avuto il tempo di leggere o di comprare. Non ho risposto, ma per il semplice fatto che io non sono una di quelle persone che nel periodo natalizio legge libri natalizi, nel periodo di Halloween legge libri di paura. Sinceramente vado un po' a braccio con le mie letture e, se devo essere totalmente sincera, i libri a tema Natale non mi fanno impazzire. 2 anni fa avevo fatto lo sforzo, tra virgolette, di leggere nel periodo natalizio 3 libri natalizi, che erano Il canto di Natale, Lo schiaccianoci e Il Grinch, che mi erano piaciuti, però alla fine le storie sul Natale sono sempre le stesse, quindi non mi affascinano così tanto da avere questa fissa di leggere un libro natalizio a Natale. Punto numero 4: riponiamo i pastori nella carta velina e smontiamo il presepe. Un libro che rileggi ogni anno. Anche qui, io sono una fan delle riletture, tante riletture. Infatti, se avete visto il post su Instagram che ho fatto il 30 di dicembre, sapete che io l'anno scorso ho riletto ben 10 libri, vuoi per il 5 per un autore, vuoi per motivi personali che non sto qua a spiegarvi. Quindi sono una fan delle riletture, ma non c'è un libro che voglio rileggere ogni anno. Certo, potrei dirvi Margherita Dolcevita, che ogni volta che lo prendo in mano per mettere a posto la libreria mi viene voglia di leggerlo, quello forse sì, ma come ho detto prima ci sono talmente tanti libri da leggere, talmente tante cose da esplorare, perché rimanere sempre sullo stesso libro e soprattutto vincolarsi a questa cosa? Non ho questa tradizione, ecco, rispetto ad altri che invece so che lo fanno con molto piacere. Punto numero 5: esci fuori di casa e trovi un pacchetto a sorpresa, un libro ricevuto senza che te lo aspettassi. Vi farò un piccolo spoiler: per Natale, senza che io lo sapessi appunto, ho ricevuto Gelo nel cuore di Jen Calanita. Non me l'aspettavo, ma vi spiegherò tutto meglio sempre il 15 nell'haul di Natale. Punto numero 6: hai lo stomaco pieno per i troppi cenoni, libro che più ti ha dato alla nausea. Ne ho uno che mi è venuto in mente subito, di cui mi sono disfatta appena l'ho finito, Il club delle poche ma buone di Lori Notaro. Mi ha dato la nausea non solo per lo stile che non mi piaceva, ma anche per gli argomenti, come avevo detto nel wrap up di riferimento di questo libro, non mi ricordo, forse l'ho letto a luglio, giugno, luglio, qualcosa del genere. È un libro che non mi ha lasciato niente, nessun tipo di morale.
il personaggio protagonista era veramente insulso e felice di esserlo. È un punto di vista della donna che non mi è piaciuto per niente. Quando ho letto Dare la nausea, mi è venuto veramente in mente subito questo, non tanto per la pesantezza del libro in sé, ma proprio perché leggendolo mi veniva la nausea del lettore. Punto numero 7. La neve caduta si scioglie a terra. Un libro o una serie che ti piaceva ma che è calata nel corso della narrazione. Il gatto che aggiustava i cuori di Rachel Wells, di cui ho letto i primi 4 libri. Lo sapete benissimo, ve l'ho già detto in un sacco di video, a me il primo libro era piaciuto da impazzire, mi era piaciuto veramente tantissimo. Andando avanti è sempre stata una ripetizione dello stesso schema. Per quanto io nel tempo mi sia affezionata a questo gattino, a un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho detto: ma perché lo stai facendo? Perché stai portando via del tempo a delle letture molto più interessanti. Punto numero 8. Sei pronto per la palestra e non vedi l'ora di perdere qualche chilo. Il prossimo libro che hai progettato di leggere. Vi ho fatto il wrap up poco tempo fa, ma comunque volentieri vi dico uno dei libri, dei primi libri che andrò a leggere, ed è In viaggio con lo Zardi per Domenico Baccalario, nonché primo volume che leggerò per il 5 per un autore che uscirà il 21 giugno. Punto numero 9. Compri il nuovo calendario e sei sorpreso, è già arrivato gennaio e con esso la fine delle vacanze. Un libro che hai letto velocemente. Occhio al gatto di Silvana Gandolfi, letto in occasione del 5 per un autore dello scorso 21 giugno. Un libro che avevo già letto da piccola, quindi è stata una rilettura, però mi ha affascinato tantissimo il fatto che mi abbia preso come se avessi avuto 10 anni. La storia è scorrevolissima e misteriosa, punto che veramente ti viene voglia di continuare a leggerla. È un libro piccolo, per carità, però l'ho letto veramente veloce. Non voglio essere ridondante ripetendo le stesse cose che ho detto nel Book Award, nel caso andatevelo a recuperare. Punto numero 10. Prima di leggere questa domanda, vorrei che su questa domanda, più ancora che su quella della palestra che riguarda me personalmente, andiate a riflettere sul momento che stiamo vivendo, quindi leggetela con la consapevolezza del 2020 appena trascorso. È il momento di tornare alla vita di sempre. Qualche lacrima è scesa. Un libro che ti ha commosso. Prima di dire i libri che ho che riguardano questa domanda, vorrei dire che in realtà la lacrima è scesa, per carità, ma non perché sono finite le vacanze e si torna alla vita di tutti i giorni, ma proprio per il contrario, perché in realtà non torneremo alla vita di tutti i giorni. Questa è la consapevolezza che ho io, ecco, almeno per diversi mesi. Non torneremo sicuramente alla vita di tutti i giorni. Comunque, i libri che voglio portare in questa domanda sono due letture recenti che mi hanno veramente fatto piangere. Sulle ultime pagine c'è stato proprio. Il primo è Erasmus e il vagabondo di Astrid Lindgren. Ancora mi chiedo per quale motivo io non abbia ascoltato mia madre quando ero piccola e non l'abbia letto prima, perché è un romanzetto per ragazzi veramente bello, 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 e alla fine la lacrimuccia ti deve scendere per forza. Il secondo volume invece che vi dico è una lettura che aspettavo nella mia libreria da un sacco e che finalmente a novembre sono riuscita a fare, ed è stato La misura della felicità di Gabrielle Zevin. Anche qui, vuoi per un motivo, vuoi per l'altro, vuoi per un argomento, vuoi per l'altro, ho pianto, alla fine ho pianto. Ti assicuro, io sono una piagnona per quanto riguarda film, serie TV, cartoni animati, cose da vedere, ma sulle letture sono una piagnona abbastanza difficile, cioè è difficile farmi piangere mentre leggo perché sono talmente concentrata che è molto difficile, e quindi ritrovare in così poco tempo, nello stesso mese addirittura, due letture che mi hanno fatto piangere è stata una sorpresa. Sono molto molto curiosa di sapere sia se avete letto i libri che vi ho portato in questo book tag, sia quali portereste voi per ogni domanda, soprattutto in quelle in cui io non ho risposto. Noi ci vediamo domani con il primo episodio dei preferiti di Joe del 2021. Invece il 6 di febbraio ci vediamo con il prossimo tag. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice in su. E se vi piace quello che porto su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Se vi è piaciuto questo video, condividetelo su tutti i vostri social e vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo.